Ciao. Immagino che tutti conosciate Star Trek, non penso che abbia bisogno di grandi presentazioni, franchise di fantascienza, include serie TV, film, prequel, sequel, reboot e quant'altro, descrive l'avventura dell'umanità in un remoto futuro e ci sono, appaiono diverse tecnologie fantastiche, appunto fantascientifiche, tra cui il motore a curvatura che permette viaggi nella galassia in tempi ragionevoli, il teletrasporto che ci permette di trasferire persone, oggetti entro distanze ragionevoli ma comunque tempo immediato, tecnologie cibernetiche di varia natura e foggia, e replicatori, ovvero questi strumenti che in grado di assemblare molecole e atomi per ricostruire praticamente qualsiasi cosa, o quasi, alimenti, oggetti, pezzi di ricambio e quant'altro. Ora, si tratta tutte di tecnologie fantascientifiche, ma mi soffermerei su quest'ultima. La mera esistenza di questo strumento, che permette di produrre a costo quasi zero e in tempo altrettanto zero quasi qualsiasi cosa, stravolge quello che è il modello socio-economico descritto in Star Trek. Ora non approfondiamo troppo, perché online trovate fiumi di speculazioni relative a quelli che è il modello economico, sociale, politico dell'universo di Star Trek, ma questo è sufficiente a il fatto che ogni bene è riproducibile a costo zero, in tempo zero, fa crollare quelle che sono le dinamiche a cui noi siamo abituati, quelle delle materie prime, della suddivisione del lavoro, della domanda, dell'offerta, quello che regolamenta più o meno l'esistenza di tutti noi, a prescindere dal fatto che ne conosciamo i dettagli o meno, ma tutti noi conduciamo un lavoro, compriamo dei beni che sono in qualche modo costruiti, prodotti da qualcuno, con risorse che sono estratte in qualche modo. Questa bottiglia di plastica, c'è del petrolio, c'è dell'acqua, c'è della carta, c'è cose del genere, tutti i beni che sono stati prelevati, elaborati, trasformati, assemblati, trasportati, eccetera, eccetera. Chiaramente, appunto, noi viviamo in questo contesto, lo scenario di Star Trek continua a essere uno scenario fantascientifico, eppure noi oggi già abbiamo a che fare con beni che sono riproducibili all'infinito a costo zero. Praticamente tutti i beni culturali, chiamiamoli, quindi musica, letteratura, software. Ci soffermiamo in particolare sul software, ovviamente, in questo contesto. Qui ci starebbe una grande parentesi in merito al copyright, a come nel tempo si è inventati degli strumenti per ricondurre la produzione, lo scambio di beni riproducibili all'interno delle dinamiche dell'economia classica, quelle che appunto basata sulla scarsità dei beni e sulla domanda e sull'offerta. Non sto a dilungarmi troppo, vi rimando eventualmente a questo video che trovate su YouTube o a tanti altri che trovate in giro. Un unico dettaglio vi sottolineo: quello che la licenza software, o meglio, la licenza, quella intesa, meglio, per meglio dire, la UELA, della licenza del software proprietario, è semplicemente un artificio per ricondurre il produzione e scambio di software per creare una falsa scarsità di questo software. Quindi laddove il software è naturalmente riproducibile a costo zero all'infinito, nel momento in cui con un trick legale faccio in modo che tu possa utilizzare quel software soltanto con la licenza, vado a limitare la disponibilità di quel bene e pertanto mi riconduco appunto a tutte le dinamiche di domanda, offerta, prezzo, costo, eccetera, 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 che altrimenti non potrebbero essere applicate, perché il software è riproducibile a costo zero all'infinito, esattamente come i replicatori di Star Trek mi permettono di riprodurre qualsiasi bene e fa collassare quello che è il meccanismo produttivo classico. Questo è l'unico fattore su cui mi soffermo in questo momento, ovvero, lo ripeto nuovamente, il software è riproducibile all'infinito a costo zero. Questo, per quanto possa essere la banalità assoluta,
non è sempre così tanto chiara ed esplicita ed evidente a chiunque. Tant'è vero che, essendo noi un po' tutti, noi che già più o meno conosciamo quello che è la realtà del software libero open source, e ancor peggio quelli che invece non la conoscono oppure hanno sentito parlare molto alla lontana, sfuggono da questo fattore essenziale ed evidente. Pertanto, spesso e volentieri ci si trova a sentirsi dire la domanda, o anche noi stessi ci poniamo questa domanda del: ma com'è possibile creare un modello sostenibile basato sul software che regalo, e allora ci dobbiamo inventare dei modelli un po' stravaganti, alternativi, che andiamo a raccontare, a cercare di convincere che bla 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 bla. No, semplicemente il software non è un bene fisico, ma, e pertanto non può essere ricondotto alle regole classiche dell'economia classica, quelle descritte da Adam Smith o Karl Marx o chi vogliate voi. Necessariamente, data la natura del software, è necessario adottare un modello diverso. Il fatto di, quando ci si sente chiedere: ma com'è possibile che possa esistere questa cosa? La risposta non dovrebbe essere: ma sì, guarda, ci sono dei modelli basati sull'assistenza, sui servizi, su, insomma, tutte le altre cose che già conoscete. La risposta dovrebbe essere: come cavolo fai tu a mantenere un modello basato sul software proprietario? Quindi ti accolli tutti gli oneri di sviluppo, ricerca e quant'altro, ti accolli tutte le grane relative alla pirateria, perché problema classico del software proprietario che non è mai stato risolto e nessuno ha mai trovato una soluzione. Grazie a cazzo, il software è riproducibile all'infinito a costo zero. E quindi la risposta, l'attitudine nei confronti di questa domanda non dovrebbe essere: ma l'open source è un'alternativa eventuale, ipotetica, che open source è probabilmente l'unico modello applicabile a un bene di questa natura, fatto in questo modo. Non stiamo parlando di bottiglie, non stiamo parlando di leggi, non stiamo parlando di computer, tutti i beni che necessitano di materie, produzione, trasformazione, elaborazione, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di qualcos'altro, e quindi necessariamente dovremo ragionare in qualche altro modo. Più o meno questo è quello che volevo dire. Una scemenza, una banalità, una cretinata, ma che evidentemente non è così spesso evidente a tutti. L'origine di queste mie considerazioni risalgono al 2015, quando Richard Stallman, ex presidente della Free Software Foundation, è venuto a Torino per un'occasione, ha ovviamente, come sempre, prodotto il suo bel pistolotto di 2 ore sul software libero, la privacy, la libertà, mettete tenuto davanti a Linux, eccetera, eccetera. Al termine di queste 2 ore, un eroe dal pubblico, non pago, di 2 ore di pistolotto, ha ancora alzato la mano per chiedere quello che è la domanda classica che fuori di qui, ma a volte anche qui, ci si pone: scusi, dottor Stallman, ma se io il software lo regalo, io di cosa campo? E lì la risposta di Stallman è stata molto vaga, suonava all'incirca come: in verità ti dico, ama il prossimo tuo come te stesso, la libertà, i diritti e quant'altro. Una risposta molto poco soddisfacente, sia per una persona che magari non è così addentro alle dinamiche, ai meccanismi del software libero, dell'open source, ma molto spesso anche a chi invece già lo conosce, ma alcuni dettagli alcune evidenze evidentemente non sono ancora collegate per bene. Allora, a fronte di questa esperienza, mi sono posto la domanda del: non è possibile che questa sia l'unica risposta del mai i diritti, il kumbaya sulla spiaggia e quant'altro. C'è da essere qualcosa di un pochino più preciso, qualcosa di un pochino più strutturato, organico. E a fronte di questa esperienza, sono giunto alla conclusione che vi ho appena descritto, che, ripeto, è una banalità: il software è riproducibile all'infinito a costo zero. Eppure non è così evidentemente chiara e lampante la palissiana. Quindi, di nuovo, lo ripeto, l'unico messaggio che vi volevo trasmettere oggi era questo: nel momento in cui si ragiona in termini di, cioè, si fanno considerazioni in merito a com'è possibile
creare un apparato sostenibile e che permetta di autosostenersi e quant'altro relativo al mondo del software, partite sempre da questo presupposto: il software è riproducibile all'infinito a costo zero. E questo è il dettaglio che differenzia le bottigliette d'acqua, le patate, le mele, le sedie dal software. E questo è l'unico messaggio che io vi trasmetto. Come sempre sono stato molto rapido perché vorrei all'occorrenza avere qualche considerazione, qualche spunto da voi. Pertanto ditemi voi se più o meno vi ritrovate in questa linea, oppure mi dite no, ha detto una cazzata e ci sta. Sì, cioè, a costo marginale molto ridotto, ecco, mettiamola così. Poi sì, ci sarebbe... Ah sì, scusa, no, contestava il fatto che il... Che... Pronto? Sì. No, non a costo zero, in quanto i supporti o comunque l'attività, il tempo che ci mette a farlo non è... Poi che sia a costo estremamente basso, sono d'accordo con te, certo. Ma non è a costo zero. Certo, chiaro, sì, certo. Esattamente come il replicatore di Star Trek richiede dell'energia, ovviamente, certo, il costo è estremamente basso, quasi zero. Questo mi riaggancio per dire, ci sarebbe poi tutta la partita del cloud, in cui io non compro il software, ma compro il servizio, per cui compro spazio disco, banda, computazione, non compro il software, ma compro qualcos'altro, risorse finite, e quindi riconducibili poi alle dinamiche dell'economia classica, del risorse limitate, scarse, quindi con un prezzo, con un costo, eccetera, eccetera. Anche lì se ne potrebbe parlare a lungo, anche perché mi sembra abbastanza evidente che la direzione sia quella, volenti o nolenti. Anche lì c'è servizio e servizio, cioè ha premesso il fatto che posso voler, considerando il fatto che il servizio lo acquisto nel momento in cui mi voglio liberare del, o meglio, viceversa, il servizio lo posso voler comprare perché o perché è l'unico fornitore è quello, e quindi io per fare certe cose posso rivolgermi solo a lui, oppure viceversa ci sarebbe magari la possibilità di farvelo da me, banalmente Google Suite lo posso comprare soltanto da Google, non c'è scampo, Nextcloud posso o accollarmi io l'onere del server, della banda, dello spazio disco, della manutenzione, eccetera, eccetera, o pagare qualcun altro per farlo per me, e quindi pagare questo lavoro che viene svolto e le risorse necessarie a eseguire questa applicazione. Però appunto c'è servizio e servizio. Uno, nel momento in cui lo scelgo, l'ho scelto e da lì è difficile uscirne. L'altro, posso rivolgermi a fornitori diversi che mi offrono all'incirca lo stesso tipo di servizio, e nel momento in cui ho abbastanza tempo per occuparmene io, ho abbastanza risorse per occuparmene io, mi costa troppo scalare, quindi decido di che mi costa di meno tirarmelo in casa, posso farlo. Quindi anche lì c'è modo e modo di reagire con questo genere di servizi, che è il cloud magico. Due cose, a parte il cloud, che trovo molto rischioso proprio perché non abbiamo più in mano il software, e in qualche modo ho dato una risposta, ma credo che il problema sia più grosso. Io ho sempre detto, ai quattro pistola che mi ascoltano, che il modello non può essere molto diverso da quello del mondo legale, degli avvocati, dei medici, dei commercialisti. Tutta l'informazione è disponibile a tutti, e in quanto informazione è copiabile a costo zero, ma i servizi si pagano, e le cliniche private costano tanto perché hanno dei servizi con professionisti seri e anche alcune cose fisiche di contorno, che si mangia meglio se vuoi, certo. Però eppure il mondo continua a pensare che sia normale il modello del software proprietario, e un'eccezione il nostro. La cosa che faccio fatica a passare è questo, che la cosa strana è quella certo, del proprietario. E la seconda è, ti sei candidato come presidente per l'FSF adesso che il posto è diventato vacante? No, assolutamente no, non sarei minimamente all'altezza neanche per sbaglio, e confido e spero che possano scegliere un personaggio minimamente più, anche solo minimamente più accettabile di quello che c'era prima.
Se ho ancora tempo faccio ancora una considerazione, dato che qui stiamo chiacchierando, oppure se qualcun altro vuole dire qualcosa. Mi raggancio soltanto all'ultima considerazione di Alessandro, è quello che parlavamo anche ieri qua fuori. Sì, è importante ragionarla anche nell'ottica del è un ambito, un settore in cui in crescita necessariamente, software is eating the world, ci sono sempre più richieste di competenze, di capacità, di volontà, di buona volontà per fare cose e costruire cose. Troppo spesso vedo, fortunatamente sono abbastanza in contatto con l'ambito universitario della mia città, Torino, ma vedo troppo spesso i ragazzi che una volta conseguita la laurea, o addirittura prima o comunque poco dopo, prendono e espatriano per andare a lavorare per Google, per Facebook, o più semplicemente se ne vanno all'estero per fare qualcos'altro. Ecco, lì mi piacerebbe invece una presa di coscienza locale per cercare di dotare queste competenze verso non tanto i colossi che stanno laggiù e che offrono un'ottima mensa e probabilmente anche un ottimo compenso, ma cercare di far crescere quello che è la realtà locale, non necessariamente per una questione di patriottismo o cose del genere, semplicemente perché in questo modo queste risorse, queste competenze vengono più facilmente, si spera, applicate a far crescere poi quello che è lo strumento open, lo strumento libero, la piattaforma libera, la piattaforma open, e quindi in qualche modo è un circolo virtuoso per cui nel momento in cui più competenze vanno ad arricchire questo ambiente, più l'ambiente cresce a beneficio di tutti quanti noi. E quindi ben venga il fatto di stringere i rapporti tra quello che è la comunità di smanettoni, che a cui piace tanto smanettare, fare cose, giocare e quant'altro, e chi invece ha necessità di queste competenze per in ambito professionale, in ambito lavorativo, in modo da permettere anche chi smanetta di continuare a smanettare anche per lavoro, e questo sarebbe molto bello e molto pratico per tutti. Altre considerazioni? Una domanda? Allora, più che una domanda, un'informazione. Allora, ho avuto il piacere di conoscere Melanie Rebeck quest'estate al Web Marketing Festival, e lei ha trovato questo binomio per l'open source. Nello specifico, lei ha aperto Radicali Open Society, la definisce la prima no profit security consultancy company, quindi è un'azienda no profit della cyber security. Lei è una delle 10 donne più influenti d'Europa a livello di IT e cyber sicurezza, e ha trovato questo binomio in cui sviluppano software puramente open source, lo liberalizzano e poi hanno un'azienda di servizi, ovviamente. Certo. A cui tra l'altro tutto il fatturato, l'80% del fatturato dell'azienda, quella diciamo SRL, per capirci, non sarà un SRL perché sta a Londra, ma ok, lo dona alla Foundation. Questo circolo virtuoso tra l'altro è interessante a livello di tassazioni, per cui crede molto in questa cosa, certo, che tu dici, certo. E ha trovato questa cosa che è assolutamente ovviamente legale, dà anche visibilità all'azienda, perché chiaramente l'azienda dona parecchi milioni all'azienda, per cui scrivono e finanziano open source, parzialmente lo fanno da soli, però fanno servizi attraverso una società, per cui certo. È un esempio, è un virtuoso modello, certo. Sì, è un modello di anche fiscale, assolutamente sì. E anzi, ricordo che da un paio d'anni ILS promuove questo appello, lo chiamiamo 1%, ovvero invitiamo tutti coloro che lavorano con software libero open source a destinare almeno l'1% del proprio fatturato al sostegno dei progetti con cui lavorano. E quindi sappiamo tutti che in giro è pieno di gente che fa i siti WordPress, i siti Magento, il siti di un altro modo, l'applicazione con Django, con React, con eccetera eccetera eccetera, quindi con un web server Linux, con un server Linux, con un web server Apache, con un database MariaDB o Postgre, eccetera eccetera eccetera, tutti progetti
che alla fine in qualche modo è bene sostenere. Quindi rimando di nuovo l'invito: se lavorate in questo ambito o come liberi professionisti è facile perché siete voi stessi e quindi vi convincete da soli, o in qualche azienda che fa questo genere di mestiere, rivolgersi a chi di competenza per destinare l'1%, che è molto poco di fin dei conti del fatturato, ai progetti che vi permettono di fatto di lavorare, quindi di pagare le bollette. Si tratta comunque di cifre fino a poco tempo fa, fino allo scorso anno, le partite IVA a regime agevolato avevano un limite di 30.000 euro, l'1% sono 300 euro all'anno, è ancora cioè, non stiamo parlando di milioni di euro, di dollari e quant'altro, però anche in questo senso ciascuno può contribuire per non tanto per spirito filantropico quanto per sostenere e costruire gli strumenti con cui poi ciascuno di noi paga l'affitto e le bollette, quindi non tanto perché è bello e perché è giusto, ma perché è conveniente ed è cioè, sono i quattrini che poi finiscono nelle tasche a noi. Se ogni tanto un euro lo diamo a chi ci permette di metterci i quattrini in tasca, tanto meglio. Altre considerazioni? Grazie a tutti, ciao ciao!